La Juventus vola ai quarti di Coppa Italia dopo il tennistico 6-1 alla Salernitana e si proietta subito in clima campionato nel bis di domani pomeriggio sempre contro i campani. Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi braccano da vicino la capolista Inter, distante 2 punti in classifica e impegnata oggi per la Befana con il Verona a San Siro. La Juve ha trovato una sua identità e solidità a dispetto di un gioco poco spettacolare, ma tremendamente redditizio, ed è l'alternativa più credibile ai nerazzurri di Inzaghi nella corsa scudetto. In casa Inter temono in particolare la capacità di Allegri di tirare fuori il meglio dai suoi giocatori, con l'allenatore livornese che ha ritrovato il bandolo della matassa dopo una stagione complicata anche per le note vicende fuori dal campo. Juventus, Allegri raddoppia, resta in panchina e rinnova. Sono lontani i tempi di un Allegri in bilico e a rischio, taglio, dalla guida della Juventus, con il mister bianconero in simbiosi adesso con la società e il nuovo corpo dirigenziale guidato da Giuntoli. L'allenatore livornese la prossima estate avrà ancora un altro anno di contratto e c'è chi sussurrava di un addio a fine stagione. Il lavoro però sembra non essere terminato alla guida della Juve, con la società che gli riconosce anche la capacità di aver lanciato tanti giovani in prima squadra e che sono risultati subito decisivi, ultimo tra i tanti il gioiellino Ildiz. Il club è soddisfatto di Allegri e nella testa del tecnico, come scrive Tutto Sport, sta maturando anche l'idea di continuare il suo secondo matrimonio con la vecchia signora. La volontà di entrambe le parti di proseguire il rapporto potrebbe così portare anche al rinnovo di contratto di Allegri, adesso in scadenza nel giugno 2025. Il 56enne mister toscano era tornato alla Continassa nell'estate 2021 dopo l'esonero di Pirlo e attualmente guadagna oltre 7 milioni di euro più bonus a stagione d'ingaggio. Calciomercato Juve, Ildiz non si muove, vale già tantissimo. Dopo aver definitivo la cessione in prestito di Dean Huijsen alla Roma, la Juventus potrebbe tornare a lavorare sulle entrate. L'uscita del centrale olandese, ad esempio, potrebbe favorire un'altra operazione sulla quale il club bianconero lavora per rinforzare il reparto arretrato. Come raccontato dalla nostra redazione, infatti, la Juve sta tentando di sorpassare l'Inter per avere subito Thiago Jalò dal Lille. Quella del centrale portoghese, qualora la trattativa dovesse decollare, potrebbe però non essere l'unica firma bianconera in arrivo. Come annunciato da Antonio Barillai in diretta su TV Play, infatti, la vecchia signora potrebbe chiudere a breve un altro affare. Si tratta del rinnovo di Adrien Rabiot, in scadenza il prossimo giugno, ma considerato tra i calciatori più importanti all'interno dell'organico. Queste le parole del giornalista: Rabiot è vicino alla firma del rinnovo, ci sono tutta una serie di fattori che pendono in questo senso. E, un giocatore che sta benissimo a Torino, ed è felice di restare in questa squadra. Poi ha un rapporto straordinario con l'allenatore, la scorsa estate ha scelto di rimanere proprio per il legame con Allegri. La Juve farà di tutto per tenerlo e ha buone possibilità di riuscirci. Barilla si è poi soffermato sul talento incredibile di Kenan Ildiz, sbocciato definitivamente nelle ultime settimane. Come ribadito dal cronista, l'attaccante turco non si muoverà da Torino. Ildiz è una categoria a parte, non rientra tra i potenziali campioni che escono dalla seconda squadra perché è un top player. Non lo dico io, ma chiunque abbia seguito il suo percorso da ragazzino sa che arriverà in alto e non si meraviglia del suo impatto in prima squadra.
e uno di quei calciatori che nasce ogni 20 anni, e non per niente la Juve ha già rifiutato delle offerte enormi per l'età che aveva e perché era quasi sconosciuto. Oggi vale già tantissimo, ma la Juve non accetterà offerte da nessuno. È il perno del futuro e i sacrificati saranno altri, come può essere Solé, che a certe cifre può partire. Annuncio dall'Arabia Saudita, l'offerta cambia ogni scenario sul futuro del top. Ecco le ultimissime su questa trattativa, novità di calciomercato. Ancora una volta, l'Arabia Saudita ha tenuto il soprasso sugli altri club. La disponibilità economica illimitata spinge sempre di più il mercato arabo, che può permettersi qualsiasi tipo di giocatore e allenatore. L'offerta succulenta può portarlo via dall'Italia. Ecco cosa sta succedendo. Emergono delle importanti novità di mercato riguardo il trasferimento alla Juventus del calciatore. L'Arabia Saudita lo tenta con un super ingaggio. Ecco tutti i dettagli su questa proposta, che può cambiare i piani del giocatore, che adesso è tentato dal trasferirsi nella Saudi Pro League già nella sessione invernale di calciomercato. Calciomercato Juventus, vento d'Arabia, cambia il suo futuro. C'è un altro intrigo di calciomercato che riguarda il calciatore della Lazio Felipe Anderson. Obiettivo dichiarato della Juventus, vecchio pallino di Cristiano Giuntoli, i bianconeri hanno mosso passi concreti per prendere a parametro zero Felipe Anderson in vista della prossima sessione di calciomercato estivo 2024. L'Arabia Saudita può mandare all'aria i piani della vecchia signora. Secondo le ultime notizie di mercato Juventus, c'è un club arabo che si è messo di mezzo e rischia di portare via dall'Italia Felipe Anderson. La Lazio, che ha bloccato il rinnovo di contratto, nelle ultime ore ha rifiutato una proposta dell'Al-Shabab, già interessato a Politano del Napoli. A riportare la notizia è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha aggiunto altri dettagli su questo colpo. L'offerta era di 15 milioni o poco meno, ma lo Tito ha rifiutato e rilanciato. Chiede 20 milioni. Alla base di questa decisione, il fatto che il West Ham, come da accordi, dell'eventuale cessione debba ricevere il 50% del cartellino. Ecco perché il patron spera in un rilancio da parte dell'Arabia Saudita per Felipe Anderson, che per il momento non rinnova con la Lazio e nicchia con la Juventus. Lui è disposto a chiudere la stagione in biancoceleste, per poi trasferirsi a parametro zero in un altro club. La Juventus è sullo sfondo per Felipe Anderson, con Giuntoli interessato al giocatore per la prossima estate. Per gennaio non ci sono margini di manovra con i bianconeri, che non sono intenzionati a puntare sul ragazzo anche a causa delle alte pretese di Claudio Lo Tito. Ecco perché, salvo clamorosi colpi di scena dall'Arabia Saudita, l'operazione Felipe Anderson Juve può chiudersi solo a parametro zero per la prossima stagione.